Buonasera, io sono Chiara Salvatori, sono la responsabile marketing per Binova. Qua insieme a me oggi c'è Emiliano Fuccio, che è il mio collega ed è un data science, e Frederick Storm, senior business development per Data ICO. Scusatemi per la pronuncia del nome. Il webinar di oggi si divide principalmente in tre parti. Abbiamo una parte introduttiva che è quella tenuta da me, dove brevemente condividerò alcune informazioni relative all'azienda e l'approccio di Binova nella definizione delle strategie basate sul dato. Alcuni ci conoscono già, altri no, quindi farò dei brevi passaggi sui punti chiave relativamente partner, rete di collaborazioni e approcci. Poi se avete bisogno possiamo approfondire l'argomento o nella parte finale delle domande o appunto potete contattarci. Una seconda parte è introdotta da Emiliano che presenterà le caratteristiche chiave della piattaforma ed una terza parte che diciamo è il cuore del webinar, durante la quale Frederick presenterà un case history relativo a PriceMove e una demo tecnica. Dico due brevi parole su PriceMove, che è un servizio che offre suggerimenti e soluzioni relativamente a prezzi ottimali per i suoi clienti e pesa diverse variabili, ad esempio il valore dell'articolo, la stagionalità dell'articolo o addirittura gli attributi del cliente stesso, grazie a un sistema di segmentazione dettagliata. Il focus del progetto era quello di ottimizzare la de definizione di un dynamic pricing con l'analisi predittiva, facendo appunto riferimento all'utilizzo di Data ICO. Entriamo adesso nella prima parte del webinar dove vi passo alcune informazioni sulla società. Binova è una data intelligence company che nasce nel 2007. Inizialmente il focus era sulla business intelligence e siamo passati poi a focalizzarci sui progetti in ambito big data, come era richiesto ed è richiesto dal mercato ancora oggi. Oggi ci occupiamo di analisi dati a 360 gradi, a prescindere dal tipo di dato e dal settore di appartenenza. Qua nella slide vedete i quattro pillar principali di Binova, li approfondisco, faccio un breve passaggio su ognuno. Ci occupiamo di data governance, inteso come tutte quelle attività che in qualche modo consentono ad un'azienda di garantire un'elevata qualità dei dati durante tutto il ciclo di vita, grazie a delle azioni specifiche, come potrebbe essere la mappatura delle SIS, la parte di valutazione di impatto e il data lineage, quindi l'individuazione dei flussi che hanno generato una determinata informazione all'interno dei nostri processi, all'interno dei nostri sistemi. Secondo punto è Big Data Platform, sostanzialmente aiutiamo le aziende a definire delle strategie e creare delle vere e proprie piattaforme Big Data in base al know-how esistente e al patrimonio di informazioni che sono disponibili in azienda, quindi diciamo un po' il nostro approccio è quello di arrivare e tramite un'analisi preliminare mantenere tutto il know-how e tutte le infrastrutture che troviamo, insomma, per non sprecare tempo ed energie. Per quanto riguarda l'Advanced Analytics, sia in ambito di dati strutturati che non provenienti da fonti eterogenee, che ad esempio possono essere utili per programmare gli investimenti futuri. Un tipo di analisi particolarmente ricorrente, come sicuramente saprete, è l'analisi what if, che risulta necessaria, ad esempio, per prevedere gli effetti di potenziali cambiamenti nelle strategie aziendali. L'ultimo pillar è quello sulla data science, è una buzzword molto inflazionata in questo periodo. In realtà noi ci stiamo lavorando su questo tema da diverso tempo per focalizzarci al meglio. Diciamo che la data science riguarda sostanzialmente la ricerca di nuove variabili o metriche, qualsivoglia, al fine di individuare delle previsioni ottimali per migliorare ovviamente sempre le performance di business. Si tratta di una disciplina che richiede diversi tipi di competenze in settori diversi, dalla statistica all'informatica al data mining, e
Potremmo provare a fare una differenza con la business intelligence per capire meglio quali ambiti coinvolgere la data science. Diciamo, la differenza principale tra business intelligence e data science è il fatto che rispondono a tipi diversi di domande. La BI risponde a domande di tipo descrittivo e restituisce sostanzialmente analisi di tipo descrittivo. Banalmente la domanda potrebbe essere cosa è successo? Fornisce tutta una serie di report appunto retrospettivi per monitorare sia lo stato attuale del business, ma anche rispondere a delle domande sulle performance storiche. La data science invece risponde a domande di tipo predittivo, banalizza un po' che cosa è probabile che accada in futuro, o prescrittivo. Che cosa dovrei fare perché qualcosa accada o perché qualcosa non accada? Qua vedete la rete neurale di competenze e collaborazioni. Diciamo che Binova e i suoi partner sono organizzati in un modello basato sull'interconnessione di competenze ed esperienze, sostanzialmente per ottenere dei servizi top level per quanto riguarda tutta la fase progettuale, no? Quindi dove non copriamo appieno noi determinate competenze, determinati ambiti, ci appoggiamo a dei partner di livello enterprise per quel determinato settore specifico, per quella competenza specifica, appunto per dare dei servizi con alte prestazioni. Scorro velocemente, Erwin è un partner per quanto riguarda la data governance. Con l'Università di Pisa abbiamo una stretta collaborazione da diversi anni, soprattutto con il Collin Lab per quanto riguarda tutta la parte di analisi semantica e multimodale. E poi ovviamente Dataiku, che è una partnership su cui stiamo investendo molto nell'ultimo anno, e proprio perché, come vedrete, ha delle potenzialità immense che coinvolgono tutti i vari utenti in azienda che hanno in qualche modo bisogno di fare analisi, di utilizzare dati. L'appuntamento di oggi relativo a Dataiku rientra in un ciclo di webinar che Binova ha proposto e sta continuando a proporre per presentare i tools e gli approcci che a nostro avviso possono aiutare le aziende nell'adottare una data-driven strategy. Con questo termine si intende sostanzialmente una strategia che permette di utilizzare i dati per ogni decisione, quindi sia a livello strategico che tattico che operativo, e soprattutto consente di utilizzare questo approccio a tutti i livelli aziendali. Quest'ultimo concetto è traducibile con il termine data democratization, cioè la democratizzazione dell'accesso ai dati per chiunque abbia necessità di estrarre degli insight dall'analisi dei dati. Questo concetto, il concetto di data democratization, è una delle caratteristiche principali delle aziende data-driven. Dataiku, che viene definita proprio come una piattaforma data science collaborativa, è particolarmente abilitante in questo senso perché, come vedete nella slide, permette una serie di funzionalità. Può essere utilizzato in modo collaborativo da tutte le figure professionali che si occupano di dati in tutti i settori dell'azienda, quindi non solo persone che hanno skill tecnici, il data scientist, ma anche il business analyst. Permette di condividere dei contenuti e monitorare quotidianamente i dati e le metriche più adatte a rispondere alle varie esigenze del business, ma soprattutto abilita gli utenti a delle analisi di tipo self-service basate anche sul machine learning. Nelle parti successive con Emiliano e Frederick poi vedete come effettivamente Dataiku permetterà di fare queste cose. Tendenzialmente, quando si approccia ad una strategia data-driven, cioè si cerca di portare una strategia data-driven in azienda, è importante dotarsi delle tecnologie e degli skill giusti, come è abbastanza ovvio, ma altrettanto importante è la cultura aziendale e il cambio di paradigma dell'azienda nel suo complesso, cioè un cambiamento proprio di pelle che l'azienda deve fare a tutti i livelli. Potremmo dire che quindi, quando parliamo di un progetto di data driven, l'applicazione di una strategia data driven di successo, il 50% è imputabile alla tecnologia, il restante 50% è imputabile all'aspetto tecnologico. Dataiku possiamo dire che ricopre entrambi gli ambiti, perché da una parte appunto agevola la democratizzazione dell'accesso al dato e quindi anche la diffusione, no, di una certa cultura all'utilizzo dei dati per
fare analisi predittiva, per fare analisi sullo storico, per fare tutti i tipi di analisi. Dall'altro, offre strumenti che sono in grado di gestire un intero progetto di machine learning, dalla data preparation fino allo studio e all'applicazione di modelli data mining che possono essere descrittivi o prescrittivi qualsivoglia, compresa anche la creazione di dashboard per la visualizzazione finale dei dati. Vedremo poi successivamente che la parte di visualization è un punto di forza, della piattaforma. Passo adesso la parola a Emiliano che introduce la seconda parte del webinar. Vi ringrazio. Allora, buonasera a tutti. Dunque, Chiara ci ha praticamente un po' contestualizzato la piattaforma nell'ottica della nostra consueta attività di scouting tecnologico. Scendiamo ora un po' più nel dettaglio su quelle che sono proprio le sue caratteristiche chiave. Contestualizzando, partiremo innanzitutto da una overview, facendo un overview dell'architettura. Passando poi a quelle che sono le caratteristiche chiave della piattaforma, contestualizzate proprio nei processi che compongono l'attività di analisi. E infine andremo a vedere come Dataiku si integra con l'infrastruttura esistente e i motivi per cui abbiamo scelto di adottare questa soluzione, nei nostri progetti di data analysis. Allora, Dataiku Data Science Studio, o semplicemente DSS, come dicevamo, è una piattaforma di data science per la progettazione e la creazione di applicazioni che potremmo definire data intensive. Ed è capace di coprire l'intera filiera di creazione di un processo di analisi, partendo proprio dalla definizione del dataset fino ad arrivare alla creazione della reportistica, passando chiaramente per l'applicazione di modelli mining, siano essi descrittivi o predittivi. Può essere utilizzato in maniera collaborativa, proprio come ci accennava poco fa Chiara, da tutte le figure professionali che si occupano di dati in tutti i settori dell'organizzazione. In quanto consente una condivisione dei contenuti e un monitoraggio costante dei dati e delle metriche più adatte a rispondere un po' alle diverse esigenze di natura aziendale. La piattaforma è quindi pensata per team composte, come accennavamo in precedenza, da varie figure professionali che vanno dai data scientist ai data analyst, ma anche a business users. E queste sue caratteristiche la rendono quindi uno strumento estremamente adatto a rispondere un po' alle esigenze di tutti, in modo estremamente veloce e davvero efficiente. Permette inoltre agli analisti e ai data scientist un rilascio in produzione dei modelli in maniera veramente estremamente agile e immediata. Da qui proprio il suo essere, potremmo definire maggiormente production focused rispetto alle altre piattaforme di data science sul mercato. E oltre a questo, poi consente di sfruttare tutti i vantaggi che derivano dal mondo dell'open source, in un ambiente che comunque rimane ben strutturato e mantenibile. Sostanzialmente, quindi, e come dicevamo, si presenta come una soluzione end-to-end per i moderni ambienti di big data e combina in modo particolare dei visual processor e dei RISIP che vedete rappresentati nella parte bassa della grafica in giallo e arancione, sono praticamente delle componenti native di Dataiku che ci consentono di velocizzare quelle che sono un po' le fasi più gravose di un progetto di machine learning o di data mining. Come potrebbero essere, ad esempio, le fasi di data preparation o di feature engineering. Combina, poi riesce a combinare insieme dei linguaggi di programmazione e dei frameworks come R e Python, ma non solo, come anche SQL e Spark, che pur non essendo dei linguaggi di programmazione, comunque vengono integrati davvero in modo molto, molto importante all'interno della piattaforma. E poi componenti di design e di produzione che ci consentono di implementare, ma anche di monitorare i flussi di lavoro e i modelli di data science in produzione. Fornisce quindi tutta quell'infrastruttura necessaria per mettere in produzione questa tipologia di progetti.
Una delle funzionalità distintive della piattaforma è legata appunto alla collaborazione. Collaborazione che all'interno di DSS praticamente è declinata un po' nelle sue due accezioni, potremmo dire. Una prima accezione legata alla possibilità di lavorare in team, in cui ognuno possa mettere chiaramente a disposizione le proprie competenze con un'interazione di relazioni che convergono verso il raggiungimento di un obiettivo comune, e, il tutto chiaramente rimanendo all'interno della stessa piattaforma, della stessa applicazione. E per quanto riguarda poi invece il monitoraggio dell'attività del team, esistono delle dashboard dedicate che aiutano i project manager proprio nell'attività di monitoraggio delle attività. La seconda accezione invece è quella legata alla condivisione delle conoscenze e della documentazione, che permette un'integrazione tra i membri del team e i nuovi utenti molto più rapida. Nuovi membri del team che iniziano in questo modo a contribuire ai progetti in minor tempo. In particolare, vediamo, è possibile aggiungere delle descrizioni dettagliate su tutti gli oggetti Data IQ, come potrebbero essere i dataset, porzioni di codice, modelli e così via. Taggare qua c'è l'oggetto Data IQ e commentarlo, coinvolgere altri utenti nella piattaforma attraverso delle discussioni. Il risultato in questo modo è una documentazione completa dei progetti. Ogni azione poi all'interno del sistema viene versionata e registrata mediante l'utilizzo di un repository Git integrato. In questo modo quindi è possibile ripristinare, qualora fosse necessario, in qualsiasi momento le versioni precedenti. Un altro gruppo di funzionalità davvero molto interessante è quello che riguarda la gestione delle pipeline di dati, e quindi l'automazione e il monitoraggio delle elaborazioni. Data IQ ci consente infatti di utilizzare uno strumento di orchestrazione integrato che include la gestione delle attività e dei criteri proprio di attivazione e di notifica. Ci consente di implementare degli scenari di automazione direttamente all'interno dell'interfaccia o utilizzando l'API di scenario. In questo modo quindi è possibile avviare automaticamente il workflow sulla base di condizioni personalizzabili, non solo quindi schedulato nel tempo, come avviene spesso. Andiamo ora a esplorare un po' più da vicino invece quelle che sono le caratteristiche, le funzionalità, dividendole un po' per processi all'interno di quell'attività di analisi dei dataset che racchiude un po' questi processi. In particolare ci concentreremo sulle funzionalità legate ai processi di preparazione, arricchimento ed esplorazione dei dati, di realizzazione e applicazione di modelli di machine learning e di rilascio in produzione. Iniziamo a scendere proprio nel dettaglio, iniziando dal primo di questi processi. Allora, per quanto riguarda il processo di data preparation, una delle caratteristiche più interessanti riguarda certamente la sua connettività con le infrastrutture esistenti, in particolare la sua capacità di connettersi a oltre 25 sistemi diversi di data storage. Possiamo trovare ad esempio, come vediamo dalla grafica, degli analytical MPP database come Vertica o Teradata, dei database operazionali come Oracle, SQL Server o ancora Postgres, MySQL, database NoSQL, database in cloud e molto altro. Proprio come possiamo vedere dalla grafica, a tutto ciò si aggiunge un po' la possibilità di ampliare la sua connettività attraverso la possibilità di realizzare dei connettori personalizzati, sia in R che in Python, o semplicemente attraverso l'installazione di plugin di connettori già sviluppati magari da utenti della community. Questa sua elevata connettività quindi fa sì che l'integrazione con un'infrastruttura dati avvenga senza alcuna necessità di modificare la stessa. Aspetto questo sul quale chiaramente mi soffermerò meglio quando parleremo dei motivi principali che ci hanno spinto proprio ad adottare Data IQ. Questa connettività poi è arricchita dal fatto che DSS è in grado di dedurre in automatico sia lo schema che il formato dei dati, in modo che il dataset stesso possa essere visualizzato semplicemente in formato tabulare.
Ora, delle caratteristiche distintive sono invece quelle legate alla data exploration e alla data visualization. Per quanto riguarda la prima, DSS ci consente di ottenere delle informazioni immediate dal dataset attraverso la creazione automatica di report, estremamente utili per andare a individuare, ad esempio, dei problemi, dei potenziali problemi di qualità del dato, oppure di generare delle statistiche univariate e multivariate per produrre dei report di revisione completi del dataset, o ancora effettuare, ad esempio, delle operazioni di filtraggio e di ricerca all'interno dei dati, in maniera davvero semplice e molto intuitiva. Per quanto concerne invece un po' la data visualization, è possibile creare delle visualizzazioni da oltre 20 formati di grafici incorporati, che ci consentono quindi un'esplorazione avanzata del dato e una trasmissione della conoscenza molto più immediata e intuitiva. E il tutto mediante semplicissime operazioni di drag and drop. E inoltre è possibile condividere le conoscenze con gli stakeholder aziendali grazie proprio alla possibilità di creare delle dashboard. Una fase essenziale, poi, e propedeutica ad ogni processo di data mining e di machine learning è, come dicevamo, quella di data preparation, che spesso è quella, si rivela essere la più onerosa in ciascuno di questi processi. Bene, Dataiku attraverso le sue funzionalità si propone di ridurre il costo di questa fase in termini di tempi e di risorse, consentendoci un accesso estremamente rapido a oltre 80 visual processor incorporati, che ci consentono una manipolazione dei dati in maniera completamente code free per tutte quelle tipiche attività di elaborazione del testo, di dati, dati geografici e molto altro ancora. Ci consente poi di utilizzare dei resip visivi per quelle attività frequenti di join, di pivoting, di group by all'interno dei dataset e possiamo inoltre accedere a modificare il codice che viene generato automaticamente per adattarlo alle nostre esigenze. Il risultato da questo punto di vista è la possibilità di effettuare davvero in maniera interattiva delle operazioni di data cleaning e di arricchimento utilizzando una semplicissima interfaccia grafica. Passiamo ora ad osservare la piattaforma dal punto di vista della creazione e di applicazione dei modelli di machine learning. Allora, per quanto riguarda quest'ambito, Dataiku ci fornisce un set di componenti nativi che permettono di implementare dei modelli anche a chi non ha delle profonde conoscenze tecniche nel campo. Torniamo un po' al discorso che accennava Chiara di democratizzazione dei dati e un po' anche dei risultati in questo modo. Così, quindi, anche un utente di business può sviluppare delle analysis and service basate sul machine learning. L'interfaccia grafica ci consente poi di confrontare quelli che sono gli hyperparameters dei diversi modelli testati, nell'ottica di andare alla ricerca del modello con le migliori performance, il tutto in maniera completamente code free. Dove poi non arrivano le svariate componenti native di Dataiku? Soprattutto per quanto riguarda il machine learning o la data visualization, la piattaforma ci mette a disposizione degli autentici ambienti per il coding. Da un lato possiamo quindi sviluppare dei algoritmi personalizzati, sia supervisionati che non supervisionati, utilizzando le più avanzate librerie, come ad esempio Shift-Learn o VerticaML, o ancora qualsiasi altra libreria customizzata in Python ed R. E poi possiamo codificare i nostri resip che potremo poi riutilizzare all'interno della piattaforma a seconda delle necessità future. Ora, dall'altro lato invece possiamo creare delle visualizzazioni web-based personalizzate, così da risultare più accattivanti e rispondenti alle singole esigenze, integrando ad esempio delle librerie JavaScript come potrebbe essere D3 o ancora Python o R. A questo punto, quindi, praticamente dopo aver selezionato e testato il
possiamo andare, non ci rimane che praticamente rilasciare in produzione il modello con le migliori performance. La funzionalità di deploy, con la quale è possibile effettuare il rilascio in produzione di un modello, rappresenta poi proprio l'emblema del suo essere maggiormente production focused rispetto agli altri sistemi esistenti. Dataiku ci consente infatti di effettuare il package di un intero workflow, dove possiamo includere opzionalmente anche dati e modelli, come un unico pacchetto che possiamo distribuire e riprodurre semplicemente. Il rilascio dei modelli in produzione avviene quindi in pochissimi clic, e inoltre ci consente un versionamento dei modelli rilasciati, consentendo quindi agli utenti di andare a confrontare o ripristinare in qualsiasi momento delle versioni precedenti e scongiurare o comunque monitorare in questo modo il drift delle performance del modello nel tempo. Andiamo quindi ora a vedere come si inserisce all'interno di una infrastruttura data esistente. Allora, questa grafica ci mostra proprio il modo in cui Dataiku si interfaccia con un'infrastruttura, ponendosi sostanzialmente al di sopra di essa e connettendosi ad essa senza che l'infrastruttura stessa debba subire delle modifiche. Si tratta quindi di uno strumento completamente indipendente che si integra perfettamente con quanto già esiste, magari in un contesto aziendale, e senza che vi sia chiaramente alcuna necessità di dover modificare l'esistente o ancora di prevedere dei costi aggiuntivi per l'integrazione. Una volta integratosi quindi con l'infrastruttura, Dataiku ci offre dei diversi modi per eseguire le elaborazioni, in memoria, in streaming, in database, SQL o ancora su Hadoop. In automatico è in grado di scegliere il motore di esecuzione più efficiente tra quelli disponibili, in base chiaramente ai dati di input di ogni singola operazione. Praticamente quindi possiamo vederlo come un driver quando delega ad altri l'esecuzione delle elaborazioni richieste. Pensiamo ai DB SQL o Hadoop, Spark, MapReduce, così via, insomma. E in questo modo evita quindi un'eccessiva movimentazione dei dati. Oppure possiamo vederlo come un motore quando è Dataiku stesso ad elaborare direttamente le elaborazioni, a effettuare direttamente le elaborazioni. Andiamo ora a riassumere un po' quelli che sono i vantaggi e le innovazioni che l'utilizzo della piattaforma comporta. Dunque, il valore aggiunto della piattaforma rispetto ad altri sistemi di machine learning risiede in prima battuta in una più spiccata propensione alla data visualization e alla ciclicità, tipica proprio dell'approccio di data mining. In ambito di data visualization, in particolare, semplifica notevolmente non solo l'attività di interpretazione dei risultati ottenuti da parte dei data scientist, ma anche la comunicazione dei risultati agli utenti di business. E questa sua, invece, più spiccata propensione alle ciclicità viene ottenuta grazie alla presenza di un ambiente specifico, che all'interno di Dataiku prende il nome di Lab, dove possiamo comparare i diversi modelli di mining sviluppati, ad esempio a partire da diverse configurazioni di data preparation. Il lab in questo modo ci consente di rompere quella rigidità che deriva dall'applicazione di un workflow a modelli di mining che sono invece caratterizzati da un approccio ciclico. Vediamo rappresentato il Crisp Data Mining, ad esempio, nella grafica. Andando quindi ora a ripercorrere brevemente quelli che sono i punti di forza della piattaforma, di cui abbiamo già parlato ampiamente, troveremo certamente la possibilità di assemblare nella stessa pipeline componenti visuali e di codice. O ancora la democratizzazione dei risultati e dei dati anche a coloro che non possiedono una dettagliata conoscenza di tutti quegli aspetti tecnici legati proprio alla codifica di un algoritmo di machine learning. O ancora il fatto, come si parli, si tratti di una piattaforma completamente indipendente che si integra, come dicevamo, con qualsiasi infrastruttura esistente nel contesto aziendale. O
o ancora la sua maggiore propensione alle ciclicità che abbiamo appena visto, la sua maggiore propensione alla visualization e infine la sua capacità di ridurre il costo in termini di tempo e di risorse legato alla fase di data preparation, consentendo quindi agli utenti di concentrarsi maggiormente sull'ottimizzazione delle performance del modello invece che sulla fase di feature engineering, per esempio. Bene, a questo punto passerei la parola a Frederick che ci mostrerà una demo proprio live di Data IQ e ci parlerà del caso d'uso di PriceMove. Eccomi qua, grazie Chiara, grazie Emiliano. Sono Fredrik Ström della Data IQ. Sì, prima di fare quel demo veloce, volevo farvi capire un po' del fatto, diciamo come voi, persone tecniche che potete anticipare il potenziale di Data IQ, potete definire bene in quanto linguaggio business per poter acquistare una licenza di Data IQ, no? E prima anche Chiara parlava di PriceMove, un'azienda francese che ne ha fatto un ROI, Return on Investment Assessment, abbastanza buono. Ma di solito è così, questo interesserebbe ai vostri capi, no? Ridurre i costi oppure essere più competitivi, essere più veloci a creare, diciamo, delle soluzioni nuove e anche essere più efficienti perché magari avete già fatto dei progetti data science che alla fin fine erano molto più lunghi di quello che aveva anticipato perché i dettagli sono piccolini e si incontrano durante la strada, diciamo. E poi ovviamente un effetto sul revenue. E nel caso di PriceMove, quell'azienda francese, che è un'azienda B2B, loro avevano usato i dati dei loro clienti aziendali, varie fonti di dati, per poter creare, diciamo, un modello per ognuno dei loro clienti. E si sono resi conto che con Data IQ erano 2 settimane più veloci a fare il onboarding, come dicono in inglese, di un cliente nuovo. Vuol dire di creare ad hoc quello modello per un certo cliente nuovo, che può essere un retail come, non so, l'Amplifon, Sephora, McDonald's, per esempio, no? Allora erano più settimane più 2 settimane più veloce a poter creare, diciamo, un modello customized per un certo cliente. E questo gli ha permesso di chiudere più clienti, chiudere più negozio, ma anche dentro del team, che era composto di data scientist, ma anche di business analyst, un data engineer, erano in grado di crearne più modelli per cliente e poi automatizzare questo. Allora, non c'erano meno colli di bottiglia, perché di solito il data engineer era un po' il collo di bottiglia, e crearne più progetti nuovi. Allora, questo era soltanto un breve riassumo per permettervi, se voi siete tecnici, a, diciamo, definire bene il valore aggiunto di Data IQ a livello business per poter convincere la vostra organizzazione di magari usare Data IQ. Adesso entriamo diciamo, in un certo progetto di Data IQ, vedrete che sto utilizzando un localhost, è molto importante, lo avevo definito bene Emiliano, Data IQ va installato su un server Linux, oppure on-prem, oppure nel cloud o in un setup ibrido, e poi quello che vedo qua in Data IQ è una, diciamo, virtualizzazione dei dati che sono sempre con i clienti. Allora, entriamo in un certo progetto. Io adesso assumo il ruolo di business analyst. Apro un certo progetto, vedo qua che questo progetto è già accaduto molto perché io come data analyst mi integro magari in un progetto che già è andato avanti qualche settimana e io posso capire un po' il contesto del progetto. Questo è molto molto importante. No? Invece di interrompere il lavoro dei miei colleghi, io posso capire cosa che sia fatto, vedo il timeline per esempio alla destra, chi ha fatto cosa, che adesso ovviamente sono soltanto io perché è un progetto un po' finto, perché non posso vedere proprio i dati o farvi vedere i dati di PriceMove, ma è un progetto similare a quello che abbiamo fatto loro. Vedo allora alla destra la timeline, vedo quello che è accaduto, posso io definire cosa stiamo facendo in questo progetto
Anche, diciamo, io sono data analyst, ma un data scientist, collega mio, potrebbe vedere qua nel changes questi che sono stati i cambi al JSON file e può fare un revert to revision o revert this change only. Allora, già vedrete un po' come questi vari profili possono collaborare, perché uno può utilizzare un Git interno, ma anche una connessione con GitHub, per esempio, e poi l'altra persona, il data analyst, business analyst, che sono io, può vedere e capire un progetto e poi definire bene un progetto. Allora, adesso vediamo qua che sono nuovi dataset individuali a far parte di questo progetto. Abbiamo qualche notebook, analisi, un dashboard. Adesso vorrei proprio entrare in quello che chiamiamo il data flow. Allora, apriamo il data flow. Vedremo che in questo caso si tratta di un progetto che vuole fare un'analisi predittiva. Allora, assumendo che noi adesso parliamo di un, diciamo, vorremmo, capire, diciamo, la probabilità che un nuovo cliente che visita la nostra pagina di e-commerce per la prima volta, vorremmo capire se questo cliente è probabile che sia un cliente di valore alto oppure meno alto. Allora vedremo i customer, un dataset alla sinistra, poi vedremo i order, e questi order dobbiamo, diciamo, pulire un po'. Allora entriamo qua nel data prep e potremmo vedere che questo data prep adesso si esegue su 10.000 righe, 10.000 rows. Può anche essere definito random, vuol dire che sono varie righe in un dataset molto grande. Ma bisogna capire qua che questo che si visualizza dentro di DataIQ, dentro di questa web interfaccia, è un sample. Allora si può fare, creare prototipi, tutto quanto, e soltanto una volta che si è contento con quello che si è stabilito o preparato così, eseguire un push down per, diciamo, fare una calcolazione nel database vero e proprio, oppure utilizzando un backend di Python, per esempio, no? Quello che avete visto qua, che un collega mio, business analyst, allora ha utilizzato questi vari passi per creare columni nuovi, per fare un parsing dei dati, e poi io potrei aggiungere un altro step, per esempio, per fare data cleansing, potrei normalizzare i dati, oppure potrei capire meglio da dove provengono queste persone, perché magari questo nuovo cliente di PriceMove si interessa del fatto di, come un certo McDonald's in una certa zona della città ha diciamo, persone altre che si visitano. Allora qua molto facile posso saccarne latitudine e longitudine della geo AP, no? E questo se io lo farei con codice solo, magari mi costerebbe molto più di tempo che invece di usare un processor già fatto di DataIQ. Allora, tornando al flow, vi spiegherò che ovviamente questi sono i customer. Io posso vedere, ah, ok, i customer dati, posso tracciare cosa si stiamo facendo con questo customer data. Stiamo facendo un join con i data orders by customer. Allora, questi orders li avevamo preparati, abbiamo fatto un altro passo, poi siamo arrivati a orders by customer, e facciamo un join perché questi dati in cima ci servono per fare un po' di machine learning. E poi qua in basso vedrete ovviamente customer unlabeled, allora il test set, ma questo adesso ci focalizziamo sul fatto di customer labeled. Prima di questo volevo velocemente farvi vedere i vari dataset che si potrebbe aggiungere, l'avevo già menzionato Emiliano, che sono vari dataset che si potrebbero utilizzare e collegare. E poi anche io, essendo un business analyst, speriamo furbo, potrei firmarmi pensando un attimo e tornare e capire magari qualcosa di simile, un progetto simile sia già fatto dentro l'azienda mia. Allora, cerco un po', vedo un po' se dentro il data catalog un certo analisi già sia fatto, per esempio. No? E così potrei io risparmiare, diciamo, molto molto tempo perché mi posso ispirare di un progetto già esistente, no? E così creiamo un valore ulteriore per l'azienda, no? Facciamo un po'
quello che dicono knowledge management. Allora, torniamo al flow per farne un po' di machine learning con questi dati customer labeled. Lo apro così e vedo i dati che abbiamo preparati, abbiamo aggiunti dei IP address geopoint per esempio. Ok, sembrano di essere buoni questi dati. Molto interessante anche vedere quello blu gender integer text. Questo significa che DataIQ è stato molto bravo a capire di che dati si tratta nei database connessi, no? DataIQ mai sposta dei dati, ma li orchestra i vari database, no? E qua vediamo tutto verde, diciamo, io, come sapete bene, diciamo, è un po' un progetto finto, perché di solito ovviamente i dati non sono mai così puliti. Ma per farne una demo veloce così, era un'idea carina. Adesso siamo qua sull'ultimo database con il quale vorremmo fare il training. Entriamo nel lab e qua vediamo che si offrono delle opzioni varie. Allora, una opzione sarebbe, se io fossi un data scientist, che io utilizzerei Python, R, Scala, SQL, Hive o Impala, creando un notebook, così faccio velocemente. Ed io potrei utilizzare qua il Jupyter Notebook, ma anche RStudio per esempio, e potrei pure utilizzare dei code sample già preparati di DataIQ. Sono vari, potremmo, per esempio, in questo caso non sarebbe molto interessante perché vorremmo fare un machine learning, ma potremmo fare un scraping del web, che è un certo Beautiful Soup import, potremmo copiarlo e poi introdurlo qua nel nostro Jupyter Notebook. E potremmo anche automatizzare quello che fanno i data analyst creando un recipe. Avete visto questi recipe già preparati di DataIQ, ma pure voi potete, diciamo, creare un recipe e automatizzare questi passi vari che prima avevo mostrato un data analyst utilizzando l'interfaccia grafica utilizzerebbe. Ok, adesso essendo io un business analyst, tornerei dal Jupyter Notebook a farne un po' di machine learning con il visual analysis che vedete sulla sinistra. Allora, creo io, perché adesso che ho preparato i dati, perché io come business analyst capisco i dati, capisco la stagionalità delle vendite degli t-shirt in questo e-commerce, per esempio, io posso fare un quick model. E questo quick model potrebbe, diciamo, servire come un prototipo che poi un data scientist potrebbe ottimizzare con codice. Allora, questo, scusate, ero troppo veloce. Devo tornare. Qua entriamo nel lab, Quick Lab, e vorremmo fare un'analisi predittiva sulla sinistra. Ok, invece di un clustering, dobbiamo definire che cosa è la target variable che vorremmo, diciamo, analizzare. Questa è la propensità di un certo visitante nostra pagina web di essere un cliente di high revenue. E poi ci chiede il sistema se voglio fare expert mode, che sarebbe più per un data scientist, oppure automated machine learning, che mi conviene di business analyst. Potrei utilizzare un quick prototype o un modello che è un po' più interpretabile per il business, oppure un high performance model. Questa sarebbe la cosa di ottimizzare. E utilizzeremo qua il quick prototyping, lo potremmo fare in memoria oppure con mmlib, H2O, Vertica, ma per essere veloci così lo creiamo, un nuovo analisi, e facciamo un training con due algoritmi già predefiniti di DataIQ perché riconosce i dati, ma potremmo nel design anche far, diciamo, introdurre vari altri algoritmi. Adesso vediamo che in random forest e logistic regression è stata prescelta del sistema perché convengono con questi dati che abbiamo puliti e definiti. Allora facciamo un po' di machine learning in vivo, definiamo che questo è Vinova, così con un'analisi predittiva di vendita t-shirt, così facciamo il training e allora vedrete che random forest e logistic regression stanno un po' in gara. Capiamo anche se è buona la mia connessione web o no. Allora, random forest, logistic regression. Qual è il modello che
ha una performance migliore. Vediamo un po'. Mi sa che il Random Forest con 100 trees, sì, ha vinto la gara. Eccoci qua. Allora, qua potremmo vedere la area under the curve abbastanza buona, ma magari un data scientist potrebbe raggiungere un livello di 85%. Io invece posso capire, diciamo, cosa è accaduto, posso capire un po' di decision tree, la burial importance, che è molto importante per noi ovviamente, c'è pure una confusion matrix, e alla destra qua in blu vedrete una description per coloro che non siamo statistici, perché è importante che tutta la squadra capisca bene. E anche se io, per esempio, uso questo per fare poi diciamo, una consegna ad un collega mio, data engineer, un passaggio di consegna, no? Questo contesto gli aiuterà di diciamo, mettere in produzione quel modello, che questo ormai è un prototipo. E adesso vedo che ci restano più o meno 10 minuti. Spero che questo demo veloce sia stato utile. E, di nuovo, questo è un progetto. La idea di vivere con Data IQ è di lavorare in progetti, perché così sono varie persone che davvero possono collaborare e contribuire le loro, diciamo, forze, no? E così e via. Io sì, mi fermo qua per un attimo, perché magari ci sono delle domande. Chiara, che ne dici? Allora, sì, sono arrivate alcune domande. Provo a leggerne una e probabilmente non riusciamo a rispondere a tutte. Se poi qualcuno ha qualcosa da chiederci successivamente, ci può tranquillamente mandare una mail. Sì, volentieri. Allora, ci hanno scritto se riusciamo a dare un feedback relativamente all'unique selling proposition di Data IQ. Ah, ok. Allora, io direi che Data IQ è nata appena 6 anni fa, ma è nato in un periodo molto, diciamo, sì, è stato proprio un vantaggio, perché il mondo Hadoop già era un po' più stabilito, e così Data IQ poteva usufruire questo per crearne un'architettura molto moderna, utilizzando il setup di server side, ma invece di essere installato sul cliente, diciamo, puoi costringere le persone di avere i dati sulle loro macchine, e adesso parlando per esempio di GDPR non funzionerebbe, perché un certo utente avrebbe tutti i dati sul computer. Con Data IQ invece è sempre stata una soluzione server side. I nostri clienti da adesso 6 anni, per esempio, sempre ci hanno dato un feedback molto buono per, diciamo, migliorare il setup, e perciò direi che sì, essendo server side è sempre stato un vantaggio molto molto buono, perché così eravamo in grado di orchestrare tutto un setup, open stack, per esempio, un open source stack che usa un'azienda, e poi diventare sempre più furbi in quanto fare data planning. Allora, fare una cosa che un'azienda sola non può, diciamo, fare come Google e altre aziende, ma magari noi adesso con più o meno 300 clienti potremmo essere in grado di fornire questo data planning, e poi ovviamente anche un'interfaccia verso l'utente che permette di business analyst, ma anche un data scientist e un data engineer, di collaborare. Sì, direi io che questo è stato un vantaggio, che sempre avevamo server side, ed i nostri clienti davvero hanno lavorato con Kubernetes, Kerberos, Hadoop in produzione, e noi eravamo costretti di diciamo, permettergli di fare questo, e allora abbiamo già raccolto molta esperienza così buona e molto utile per i nostri clienti. Allora, ok, ho sentito che hai citato la GDPR. Un'altra domanda era proprio su questo tema, in riferimento al fatto che durante la
La demo tu hai parlato del fatto che Dataiku sposta dati, no? Qualcuno ci chiede relativamente alla GDPR come è possibile, se è compliance o meno, o insomma se ci dà qualche informazione in più. Ah, ok, giusto, giusto. La cosa importante è capire che Dataiku orchestra i vari database, non sposta dei dati, perché spostare dei dati creerebbe, diciamo, versioni di dati da una parte e dall'altra parte, e questo ovviamente sarebbe molto complicato di poi capire dove un dato di un certo cliente, che ormai non vuole essere cliente di una certa azienda, si trovi, no? E se questo dato va utilizzato per il machine learning nel futuro oppure no. E perciò io direi che un GDPR oppure GDPR compliance di una certa azienda sono magari 3 punti. Io direi persone, processi e poi quello che diciamo noi plugin, che sarebbe una software che aiuta ad automatizzare. Ovviamente persone, allora stiamo parlando di un po' di governance. Che persone hanno accesso a un certo dato e poi anche capire un po' cosa hanno fatto, no? Con una soluzione server side è possibile capire questo. Poi, in quanto accade processi, è molto, diciamo, io direi importante capire il flow dei dati, il flusso di dati, di vedere, ah, questi dati, dove entrano anche i dati di questa certa persona, sono stati puliti, poi così è andato via. E allora è importante capire il data flow e anche poi capire chi dati entrano nel training o che dati dovessimo escludere, no? E dati di gender, sono donne o uomini o no. E questi sarebbero tutti in processi che poi si può automatizzare con Dataiku. E poi il terzo punto sarebbe giusto questo, di crearne software utilizzando un nostro plugin di GDPR, che è un plugin che parla di, o che permette di anonimizzare dati, che ovviamente sono certe colonne, che poi questo è irrevisibile, oppure di pseudonimizzare questi dati, no? E perciò credo che quella server-side solution Dataiku affronta, diciamo, il tema di persone, processi, ma anche, diciamo, i plugin, la software per poter garantire un uso secondo GDPR di un certo team che lavora con dei dati. Sì. Ok, leggo l'ultima domanda e poi se avete qualcos'altro potete scriverci. Ci chiedono se ci fosse un tool per il deep learning, in particolare per il processamento di immagini. Ah sì, per poter fare questo basta visitare il nostro sito e cercare plugins, perché lì vedrete che per esempio Keras va integrato in Dataiku. Dataiku come idea è davvero una macchina di integrazione e anche di, diciamo, fare la mantunazione, diciamo, mantenere, diciamo, questo come una parte del tutto. Di Dataiku, oppure integrare tutte le soluzioni e anche farlo con le tecnologie nuove che vengono. Allora, un TensorFlow oppure un Keras che abbiamo definito, ma anche con le tecnologie nuove che provengono dentro di 1 anno, 2 anni, Dataiku sarà in grado di fare il data plumbing per poter integrare una tecnologia nuova come, diciamo, Keras. Sì, io vedo che, diciamo, nel nostro R&D, che ormai sono 30-40 persone, fanno giusto questo, no? I nostri architetti si impegnano di garantire che i vari tool dell'ecosistema di open source si integrano bene con Dataiku, no? Per poter permettere alle aziende di utilizzare questi dati con una certa, diciamo, un intorno robusto. Così. Ok. Allora, io direi che possiamo chiudere e se
Se avete qualche domanda o siete interessati ad approfondire meglio alcune funzionalità del prodotto o contestualizzarlo in base magari a una vostra esigenza aziendale, possiamo tranquillamente sentirci per approfondire meglio, sia con noi e sia grazie anche al supporto ovviamente di Dataiku e dei professionisti di Dataiku che appunto ci supportano in tutte le varie fasi. Sì, ovviamente c'è una versione gratuita che si può utilizzare con tutte le funzionalità per 2 settimane e poi magari facendo una evaluazione si troverebbe gli stessi vantaggi di business che ha trovato PriceMove e così via. Benvenuti all'ecosistema di Dataiku. Grazie Chiara, grazie Emiliano per il webinar, è stato un piacere. Grazie a te Grazie Frederick e a te. grazie a tutti che sono rimasti fino alla fine, grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao.